Ciao ragazze, benvenute o bentornate in questo nuovo video. Se siete nuove, molto piacere, mi chiamo Claudia. Ho questa passione per il make-up, infatti oggi vedrete un make-up realizzato con una palette nuova di cui ho avuto modo di testare in tutto il mese. Che ora ne parliamo? Sono completamente struccata, ma a parte le sopracciglia, che come dico sempre nei miei video, faccio sempre per prima perché uno non mi piace farmi vedere con le sopracciglia sfatte perché sono orribili. Due, non devo insegnare niente, ma a parte che anche truccandomi non devo insegnare niente, mostro solo quello che so fare. Comunque, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere il prossimo video e lasciare un like se ti piace questo genere di video. Direi di partire subito. La protagonista d'eccezione di questo video è la famosissima, o almeno conosciuta, palette Basic Witch di Juno. Questa palettina qui mi piace un sacco, è molto versatile. Vabbè, a parte lo specchio è super gigante, che ora non vi mostro perché vi accecherei. Comunque ha dei colori perfetti, bellissimi, a parte vabbè del fucsia e il giallo, però tendenzialmente una palette da tutti i giorni, a parte che anche come fucsia e giallo non sono colori fuori dalle righe se usati in modo giusto, in una maniera molto sfumabile, sono colori che danno veramente un contrasto bellissimo allo sguardo. Infatti mi sa che oggi andremo a giocare anche un po' con il fucsia, perché ho già in mente un look, quindi mi sa che faremo così. E quindi appunto questa palettina qui e poi vedremo la base che ho cambiato alcuni prodottini, quindi vi voglio mostrare le nuove scoperte nella mia makeup collection e quindi appunto direi di partire subito applicando una base occhi. Come base occhi vi consiglio la Neutral di Kiko. Questa base occhi mi piace un sacco, è veramente super morbida, ma allo stesso tempo quando l'applicate, quando si asciuga, diventa un po' appiccicosa che mi serve per far sì che gli ombretti si aggrappano alla palpebra. Ah, dimenticavo una cosa. A parte aver tirato indietro i capelli che sono più comoda, comunque sono andata ad applicare prima una crema a viso e contorno occhi e un burro di cacao che vi mostro, che sono questa crema di Sephora che la amo, sono ritornata a lei perché è fantastica, contorno occhi questo qui di Kiko e burro di cacao il Blixtex, quindi questi qui. Allora, come base vado a utilizzare They, che è questo rosa, perché mi piace come colore base perché dà veramente un punto luce pazzesco. Ok, questa è la base, vedete, molto luminosa, molto rosa. Aspettate che correggo un po' qui. Poi vi voglio chiedere scusa se sentirete dei rumori strani, ma siccome ho già nevicato, passano spazzaneve e tutto, quindi scusate se sentite dei rumori, io spero che col microfono non si sentano, però se sentite qualcosa, pardon. Comunque, direi di passare subito all'angolo esterno e come angolo esterno ovviamente vado a prendere Weird, che è questo fucsia, come vi avevo accennato come utilizzarlo. Con questo pennellino vado nell'angolo esterno. Ok, sta andando ultimamente a sbordare un po' di più della piega perché voglio un po' allargarmi un po' fuori dal mio occhio, non solo stando sulla palpebra mobile, perché voglio un po' uscire dalla mia, come dico sempre, comfort zone, perché se no se lo lascio solo sulla palpebra si vede poco e niente, mentre allargando così voglio un po' uscire fuori dalle righe. Ora, io intanto guardo per prendere il pennello che mi servirà ora, sì, questo qui. Vado a prendere Sweet, no, anzi facciamo Basic, che è questo marrone qui, e vado a metterlo all'esterno qui proprio. Se per caso andate a togliere un po' troppo fucsia e lo volete più intenso, cosa che farò io, vado a ripassare un po' di fucsia, ovviamente, diciamo che mixo insieme. Ora,
Come colore vado a prendere, che tra l'altro mi piace un sacco, da andare giusto a dare un punto luce verso l'esterno, Witch, che è questo qui, veramente col dito, qua vado ad applicarlo perché sono degli ombretti bellissimi anche da dito. Vedete, dà proprio questo punto luce sui toni anche freddi, quindi è bellissimo. Concludiamo con l'oro perché è il mio colore, diciamo, must have all'interno dell'occhio. Vado a riprendere il pennello di prima e sfumo bene qua per non fare troppo macchia. Direi che come make-up occhi ci fermiamo qui e passiamo alla base e dopo concludiamo gli occhi. Direi di passare all'illuminante, questo qui sempre di Juno. Io la colorazione The Moon, che è questa qui, è rosata. Mi piace anche utilizzare questa colorazione, uno sugli occhi, due la utilizzo anche come blush perché è comunque leggermente rosato. Quindi vado col mio solito pennellino a prelevare ad applicare. È molto fine come blush, sì, ciao, come illuminante, come grana è molto fine, come potete vedere non fa patacca, poi sta anche a voi quanto ne mettete. Vado a metterlo anche un po' sul naso e un po' qui, e poi vado a metterne anche. Ora riprendo Weird, che è questo fucsia, e finiamo il trucco occhi. Vado a prendere anche Witch e lo metto un pochettino sopra a Weird. Col dito vado a prendere Nastic e l'oro e vado a picchiettare all'angolo qua. Direi che il look è finito come ombretti. Ora metto il mascara e ci rivediamo dopo. Ah, come mascara Dark Love ovviamente. Ah, e un'altra cosa, piego le ciglia. Ok, mascara applicato, ho applicato anche un po' di matita nera all'interno dell'occhio per dare più definizione. Ora passerei al rossetto. Come rossetto vado ad utilizzare sempre questo qui di Clio Makeup, colorazione rosa indiano, che è questo fucsia qui, che secondo me ci sta molto bene. E voglio anche utilizzarlo perché è nel cassetto da troppo tempo e poverino, non può stare lì. Questo è il make-up finito, mi piace molto il risultato finale, come è venuto, proprio come l'avevo immaginato nella mia testa e soprattutto noto che ci sta veramente bene il rosa indiano. Pensavo fosse troppo, in effetti è un po' shocking, ci starebbe anche benissimo un color nude, però devo dire che ogni tanto uscire anche dagli schemi, dalle righe con un colore bello intenso ci sta anche. E poi secondo me rosa indiano è un bellissimo punto di fucsia, non troppo intenso, con una punta scura, secondo me è perfetto.
Niente, spero che questo video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, metti un pollice in su e ti ricordo che se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, sembra una televendita. Io ti ringrazio per aver visto il video, ti mando un bacione e ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, ti aspetto. Ciao!